Buonasera. Buonasera a voi. Come vi chiamate? Giuliano Giuseppe. E da dove venite? Da Omignano. Oh, allora posso far vedere il vostro stand perché è davvero particolare. Partiamo da là, ecco qua, tanta frutta fresca. Tutta roba genuina. Ecco qua, ecco qua, tanta frutta fresca. Eccoli qua. Allora, che cosa abbiamo qui? Le patate poi? Patate, origano, pesche, ciliegie, formaggi. Prugne, pere, prugne, aglio, cipolla, pomodore, peperoncino, noccioline. Ma è tutta produzione vostra? Tutta produzione mia, sì. Mamma mia, poi questi lavori li fate voi? Sempre, tutte. Non io, le mani però. Le mani, allora. Le mani, che cosa sì. Abbiamo qua? Allora, questo qua si mantiene per così, vedi? Come si chiama? Questo in dialetto si chiama zerre. Ah, zerre. Zerre. È un gioco per bambini. Giustamente, è anche una tradizione. Cioè? Di Pasqua che si usava 50 anni fa. Cioè? A Pasqua per che cosa? Sì, quando si chiudevano le campane, che non ti potevo suonare, allora si andava con questo per il paese, per far accogliere la gente in chiesa. Un richiamo per la chiesa, giustamente, però questa tradizione ormai è finita. Poi che cosa abbiamo qua ancora? Sottopentole lì? Quelli per fare i cannoli, abbiamo cappelli, quadri, ventagli, tante cose, tutto fatto a mano. È importante continuare queste tradizioni. È importantissimo, sì, però non c'è nessuno che vuole imparare. No. Lanciamo un messaggio ai giovani. A chi? Come facciamo? Se nessuno ne vuole capire, come facciamo per dire? Giustamente. Che messaggio possiamo lanciare? Allora, avviciniamoci ai giovani. Ai giovani di questa tradizione, più di questo, perché giustamente nessuno ne vuole capire. Vogliono stare col telefonino, che col telefonino non c'è nessuna resa, infine, se vai a vedere. Mentre con questa, almeno bene o male, è una tradizione che non viene persa, penso io.